Da questo venerdì 19 aprile ha riaperto ufficialmente il ponte sul Terdoppio, una riapertura a doppio senso, quindi inizialmente c'era la possibilità di aprire a senso alternato, in realtà non è così, quindi è un ponte che è riaperto a doppio senso sia da un lato sia dall'altro, quindi verso la città e verso l'esterno. Una riapertura senza limiti di carico, mentre l'unica limitazione è la velocità massima, che è di 30 km orari. Ricordiamo che il ponte in questo momento non è nel posto definitivo, perché poi sarà traslato una volta che sarà abbattuto il vecchio ponte. Ricordiamo che dalla prossima settimana, anche se ancora non c'è una data ben precisa, quindi però potrebbe essere nel corso dei prossimi giorni, sulla cavalcavia 25 aprile si tornerà a lavorare. Questo cosa vorrà dire? Vorrà dire che il ponte sarà percorribile ancora a senso unico dalla periferia verso il centro città. Sul giornale d'azione, che trovate in edicola proprio da questo venerdì 19 aprile, trovate ulteriori informazioni. Potete seguirci su www.sdnews.it.